Allora, vi devo parlare di una cosa perché ci sto pensando da parecchi giorni. Ricevo sempre messaggi riguardo ai miei video e mi dicono: ma questa cosa non si direbbe meglio così, ma questa cosa non si potrebbe dire così, no, ma io ho imparato così, ma è giusto così. Allora, mettiamo in chiaro le cose. Ognuno di noi impara l'inglese in modo diverso. Pur essendo probabilmente tutti italiani che impariamo l'inglese, lo impariamo in modo diverso. Prima di tutto, il nostro cervello funziona diversamente, siamo persone diverse l'una con l'altra. Secondo, i nostri insegnanti, che siano elementari, medie, superiori, università, probabilmente abbiamo avuto insegnanti diversi. Terzo, esperienze personali, siamo stati all'estero, abbiamo guardato film, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è un giusto o sbagliato, ognuno di noi ha fatto esperienze diverse, è cresciuto in maniera diversa. A me viene più facile pensare a quell'espressione lì, me la ricordo meglio, invece voi magari pensate ad un'altra ed usate quella là. Non c'è un inglese meglio di un altro, ma di sicuro i nostri inglesi sono diversi. Come in italiano, probabilmente in inglese ci sono 5, 6, 7, 8 modi per dire la stessa identica cosa. Quello che vi consiglio io è di continuare sul vostro inglese. A voi viene più facile usare quell'espressione lì? Usate quella lì. Se non sapete un termine esatto, ok? O se non sapete un tempo verbale esatto, girateci attorno con quello che sapete voi. Intanto parlate, ok? Non bloccatevi a inizio frase perché non sapete il tempo verbale giusto, perché non sapete che aggettivo ci va lì, non sapete come si dice questo, non sapete come si dice quell'altro. Se quella frase non la iniziate, non la finirete mai. Se invece la iniziate con quello che già sapete, in qualche maniera la finite e intanto avete fatto una frase. I paroloni, quelle cose lì, vengono col tempo, vi verranno naturali dopo un po'. Rimanete sul vostro inglese, almeno all'inizio. Poi imparare cose nuove, quando già lo sapete bene l'inglese, è un gioco da ragazzi.